determinante, se no non avrei precisato da 3 anni. Intanto vorrei fare una piccola osservazione. È stata molto travagliata e tocca un nervo scoperto attualmente del mercato del lavoro in Italia, quello dei precari sostanzialmente, e loro anche ci diranno nel seguito della serata com'è la situazione. Do la parola adesso a Battafarano che ci farà una breve introduzione all'argomento. Grazie. Sì, da parte mia proprio diciamo alcuni flash più che altro per suscitare l'attenzione, poi più tardi arriverà anche Cesare Damiano. Cioè, noi ci troviamo in una fase in cui si è esaurita diciamo la spinta propulsiva dell'età neoliberista che per 30 anni ha dominato l'economia e la politica del mondo, da Reagan, dalla Thatcher in poi, quando l'intervento dello Stato veniva considerato una specie di bestemmia, quando occorreva dare mano libera alla iniziativa privata, quando tutto questo ha determinato poi la bolla speculativa che si è conclusa nel 2008. Quindi questa fase ha visto chiaramente un limite profondo di un capitalismo lasciato a se stesso. Tuttavia, quando si è arrivati a questa drammatica conclusione, in quasi tutti i paesi europei c'erano dei governi di destra, tranne gli Stati Uniti, dove 4 anni fa fu eletto Obama, che grosso modo rappresenta il centro-sinistra negli Stati Uniti, quindi diciamo è una forza affine alla nostra. Se guardiamo alla Francia, alla Germania, all'Italia, all'Inghilterra, ovunque vediamo il dominio delle forze di centrodestra. Quindi le forze che erano responsabili della crisi economica erano anche quelle che si trovavano a governare i principali paesi dell'Europa nel momento in cui la crisi è scoppiata. Naturalmente vado molto nelle grandi linee, altrimenti il discorso sarebbe molto lungo. Di fronte allo scoppio della crisi, qual è stata la ricetta seguita per lo più dai governi di centrodestra? In particolare con il dominio di questo asse tra la Merkel in Germania e Sarkozy in Francia, fino a qualche settimana fa. La scelta è stata di una politica di forte rigore, di austerità, di stretto controllo dei bilanci pubblici, ma anche di una forte compressione dei diritti sociali dei lavoratori. Quindi il lavoro che era stato sacrificato fortemente in questo trentennio ha continuato a essere mortificato e sacrificato anche negli ultimi 4-5 anni da quando è scoppiata la crisi. Se si prende in esame una comparazione tra i livelli salariali di 30 anni fa e quelli di oggi, relativamente invece alle rendite e ai profitti, ci rendiamo conto che il livello dei salari si è abbassato rispetto alle rendite e ai profitti. Quindi allora ci troviamo in una situazione drammatica che poi ha portato, come sappiamo, anche alla crisi dell'euro, perché oggi ovviamente è in difficoltà l'euro. Ecco Damiano, scusate. Pronto? Sì? Questi anni hanno avuto grandi ripercussioni negative sui diritti dei lavoratori, quindi alla domanda che abbiamo di fronte a noi stasera è chiaro che la risposta mia, ma di ciascuno di noi, non può non essere che il lavoro è essenzialmente e fondamentalmente il primo diritto, tant'è vero che noi abbiamo una Costituzione democratica in cui la Repubblica è fondata sul lavoro. Quindi allora io penso che ci sia bisogno di una grande battaglia politica e culturale per riaffermare la centralità del diritto del lavoro e anche impostare una svolta nella politica europea che ormai è indispensabile. Le condizioni per questa svolta cominciano ad esserci, nel senso che come sappiamo benissimo e come abbiamo salutato alcune settimane fa, finalmente in Francia Sarkozy, che era uno dei campioni di questa destra, è stato sonoramente sconfitto. Abbiamo un presidente socialista in Francia. E anche la Merkel comincia ad essere adesso accerchiata, perché il governo Monti non si può dire che sia un governo di sinistra, ovviamente, però è chiaro che si rende conto il governo Monti, anche perché fa parte di questa maggioranza, ne facciamo parte anche noi, che la politica del rigore assoluto non serve a determinare una ripresa della crescita. E quindi è necessario adesso che nel vertice europeo di fine giugno
ci sia una svolta nella politica economica dell'Europa, perché ormai non tutto si decide nei singoli paesi nazionali. Alcune decisioni vanno prese a livello comunitario. Naturalmente ci sono ancora delle timide aperture da parte della Merkel, ma noi confidiamo che fino ad allora, anche per la pressione esterna da parte degli Stati Uniti, da parte di Obama, perché naturalmente è inutile dire che se l'Europa si ferma ci sono ripercussioni negative anche negli Stati Uniti. Quindi noi dobbiamo far sì, in queste settimane, continuare a premere nei confronti del governo italiano affinché a sua volta prima nei confronti della Merkel in particolare, ma anche degli altri governi europei, in modo che questo vertice di fine giugno segni una svolta. E ovviamente le ricette sono le più diverse, vanno dagli euro bond ai project bond, ciascuno di questi strumenti può essere utile, si parla anche di una tassa, la Tobin tax, sui grandi movimenti dei capitali. Tobin era un grande economista degli anni 60 che fu anche uno dei maestri di Mario Monti, tant'è vero che Monti più volte ha dichiarato il suo favore a questa scelta. Le scelte possono essere le più diverse, ma conta molto che ci sia una svolta a livello europeo. Un breve cenno anche alla situazione italiana. Damiano tra poco verrà e ci parlerà della riforma del mercato del lavoro approvata al Senato, di cui poi Damiano è relatore alla Camera, quindi penso che può darvi delle indicazioni, può darci delle indicazioni precise. Come sapete questa riforma è stata approvata a larga maggioranza. Anticipo un mio giudizio personale, ci sono aspetti positivi e ci sono anche dei limiti. D'altro canto era difficile aspettarsi di più, essendo la maggioranza sul tema del lavoro assolutamente contraddittoria. Il PD e il PDL in materia di lavoro hanno visioni completamente diverse. E tuttavia questa riforma del lavoro, con i suoi limiti e con i suoi aspetti positivi, rappresenta solo un aspetto del problema, cioè la creazione del lavoro, il lavoro come diritto, cioè offrire possibilità di lavoro ai giovani, che è poi il grande problema di oggi. Noi nel 2011 abbiamo perso 335.000 posti di lavoro, oltre quelli che si erano già persi prima. C'è stato oltre 1 miliardo di ore di cassa integrazione e aumenta sempre più. Abbiamo una disoccupazione giovanile superiore al 30%, sono cifre spaventevoli. Una intera generazione di giovani rischia di essere intrappolata o tra la disoccupazione o tra la precarietà. Quindi occorre anche creare lavoro. E le regole, per quanto possono essere buone, non bastano a creare lavoro. Occorrerebbe, questo è uno dei grandi temi, anche una sorta di piano per il lavoro. Cioè noi stiamo incalzando il governo affinché si dia vita ad un piano per il lavoro, cioè creare posti di lavoro, creare centinaia di migliaia, addirittura qualche milione di posti di lavoro nei prossimi anni, a partire dai prossimi mesi. Altrimenti, diciamo, il paese non ce la fa più, perché c'è il dramma di quelli che perdono il posto di lavoro, c'è il dramma di chi sta in cassa integrazione per lungo tempo, ma c'è anche il dramma di chi proprio non riesce ad entrare nel mondo del lavoro. Si può dire un piano per l'occupazione ha bisogno di trovare delle risorse, questo è vero, c'è bisogno di misure straordinarie, naturalmente essendo in una sede del PD dobbiamo ripetere che noi siamo assolutamente favorevoli ad una patrimoniale che colpisca in alto con una percentuale adeguata e utilizzi quelle risorse per creare posti di lavoro. I proventi, almeno in quota parte della lotta all'evasione fiscale, dovrebbero essere destinati al piano per l'occupazione giovanile. Con la riforma delle pensioni, sulla quale come sapete c'è anche tutta la drammatica e incredibile vicenda dei cosiddetti esodati, su cui poi, se volete ci si può tornare, quando questa riforma andrà a regime, cioè nel 2014, fra 2 anni, determinerà un risparmio all'anno di 14 miliardi di euro. È possibile utilizzare una parte di questi risparmi sia per risolvere il problema degli esodati, sia per aggiungere ulteriori risorse a questo piano per l'occupazione giovanile? Su che cosa potrebbe basarsi questo piano? Offro proprio qualche flash. Io direi anzitutto un piano per la manutenzione del territorio, per intenderci non il ponte sullo stretto di Messina, mi dispiace per Ciraulo che è siciliano, però come dire deve attraversare
posso essere Messina in traghetto, non più un po'. Però manutenzione delle scuole, delle strade, dei ponti, del territorio, quando c'è un terremoto, che ovviamente non è possibile evitarlo, ma si può consolidare il territorio, gli edifici pubblici, le private abitazioni, in maniera tale che non siano travolte quando ci sono frane, alluvioni e così via. Tante scuole italiane ancora non sono a norma sulla base delle leggi della sicurezza. Quindi fare tutta questa sorta di manutenzione del territorio metterebbe in moto una serie di cantieri diffusi attraverso i comuni, quindi attraverso anche una serie di stazioni appaltanti diffuse, e quindi manutenzione del territorio, un piano per la formazione, accrescere il livello di preparazione dei giovani ad ogni livello, quindi formazione per i lavoratori, per chi perde il posto di lavoro, per i giovani, elevare la qualità dei nostri lavoratori, dei nostri giovani in particolare, per far sì che siano competitivi sul mercato del lavoro, non solo a livello italiano, ma a livello europeo e internazionale. L'agenda digitale, quindi far sì che le nuove tecnologie siano sempre più diffuse e quindi siano più in grado di promuovere lo sviluppo e così via. Quindi io penso che noi dobbiamo batterci, e mi fermo realmente per far sì che poi cominciate a parlare anche voi, sia per avere buone regole in materia di mercato del lavoro, ma anche un piano per l'occupazione giovanile, per l'occupazione in generale, senza del quale non c'è una ripresa dello sviluppo. E la ripresa del lavoro e lo sviluppo rientra in quella battaglia per il lavoro che noi consideriamo fondamentale. Archiviare definitivamente la stagione del neoliberismo significa anche affermare una cultura del lavoro, che significa la buona occupazione. L'Unione Europea considera il lavoro a tempo indeterminato la forma comune, non il lavoro precario, il lavoro stabile, ma anche creare posti di lavoro. Per far questo occorre risorse, togliere in alto e, come dire, portare in basso. Penso che un partito riformista come il nostro non può non dedicarsi a questa missione fondamentale. Intanto è arrivato Cesare Damiano. L'onorevole Damiano, ahimè, la conosce abbastanza bene, perché già ci siamo visti un mesetto e mezzo fa in un altro appuntamento. Ma noi siamo l'esempio di tutto ciò che non ha funzionato e di quello che non funziona in Italia, quindi eventualmente la mia domanda è: cosa si può fare per evitare che i giovani che entrano nel mondo di lavoro poi si trovano a vivere quello che stiamo vivendo noi? Noi, la nostra azienda, un call center che stabilizzò nel 2007, assunse fino a 3.500 persone, poi, finiti gli anni degli incentivi per la stabilizzazione, ha iniziato ad aprire procedure di licenziamento per esubero del personale. Sono 2 anni che utilizziamo ammortizzatori sociali per scongiurare licenziamenti. Oggi la nostra sede, che è la sede dove lavoro io e la mia collega, anche Gianni, è la sede di Priscilla, che entro il 24, se non si trova accordo, dal 1 luglio noi siamo licenziati, perché tra l'altro per il nostro tipo di assunzione e di collocamento all'INPS dovremmo attingere agli ammortizzatori in deroga. L'azienda nostra ci ha assunto perché ha creduto in un percorso nel 2007 e su questo non ho nulla da obiettare. Poi lo scenario politico è cambiata l'Italia. Quello che è stato un momento positivo, perché l'azienda ha utilizzato tutto quel momento positivo, in realtà noi alla fine abbiamo creduto in qualcosa, il sogno famigerato del contratto a tempo indeterminato, e poi dopo è finito, dopo i 2 anni di stabilizzazione abbiamo praticamente finito. Quindi io la domanda che mi viene da porre è proprio questa, cioè: se si attuano delle politiche per incentivare il lavoro, se si deve ripartire dal lavoro, dobbiamo cercare di capire poi che cosa succede dopo, perché purtroppo non basta un percorso di dire assumiamo, si incentiva l'assunzione, se poi finito quel periodo non si sa che cosa fa. Io dal 1 luglio sono potenzialmente disoccupata e prendevo uno stipendio di 850 euro, io adesso di cassa integrazione neanche 700 euro prendo al mese, ho 33 anni, in teoria sono un giovane,
cioè in teoria, cioè ancora i capelli bianchi perché me li tingo non ce li ho, però fondamentalmente sono definita giovane, però poi sono vecchia per determinati contesti, sono fuori dal mercato del lavoro nonostante le mie competenze perché sono 8 anni che lavoro in un call center. E qual è il futuro mio o di tutti gli altri miei colleghi, come anche il futuro dei colleghi che sono più grandi di me? Io non vedo futuro. Io personalmente sono anche stanca di raccontare questa lamentela, perché è una situazione che riguarda 380 persone. Cioè, qual è il futuro? Che cosa ci aspetta? Cioè, quali sono i piani da attuare? Cioè, la mia magari la domanda può sembrare una domanda abbastanza generale, però io sono partita da una situazione che è quella mia, l'abbiamo lavorato a progetto, ci assumono, il sogno del contratto a tempo indeterminato, l'illusione, perché io mi prendo un prestito, perché col contratto a tempo indeterminato mi danno un prestito, mi danno un mutuo, poi dopo 2 anni mi sono trovata da capo a 12, quindi probabilmente, che dovevo dire, che forse stavo meglio prima che perché non ci investivo con quello stipendio e quindi campavo alla giornata. È brutto dirlo perché non mi piaceva quella situazione, però di fatto qualcosa non ha funzionato. Questo. Buonasera, sono appunto Giusy Osnato, delegato UGL, ma soprattutto qui nel ruolo di un dipendente in cassa integrazione. Non c'è da meravigliarsi della mia presenza qui al partito del PD, perché è da parecchio tempo che stiamo cercando con Assunta, mia collega e CGL, un palcoscenico di visibilità per portare avanti quella che è una richiesta di ascolto. Non vorrei fare una domanda precisa all'onorevole Damiano, che peraltro conosce perfettamente la nostra situazione, perché noi fummo stabilizzati, si parla di circa 3.000 persone nel 2007 sulla scia del decreto Damiano. Quello che io vorrei chiedere alle istituzioni, alla politica, anzi forse quasi un monito quello che vorrei fare, è chiedervi un'attenzione particolare nei confronti di chi il lavoro l'aveva, perché noi Teleperformance abbiamo una professionalità, abbiamo alle spalle 7-8 anni di conoscenza lavorativa specifica in un settore che è quello delle telecomunicazioni, dove oggettivamente c'è un vuoto legislativo. Quello che vi vorrei chiedere è appunto di monitorare l'ambito delle telecomunicazioni e soprattutto di darci la possibilità non di venire nei palcoscenici politici, ma di avere una risoluzione, onorevole Damiano, perché le voglio appunto ricordare che il 24 la nostra vertenza si chiude. Nell'ultimo incontro ad un'industria, la corporate ha chiesto ufficialmente la chiusura della sede di Priscilla e quindi ha ufficializzato il licenziamento per 377 persone. Il ruolo della regione, che comunque oggettivamente avrebbe dovuto tutelare, perché comunque la regione è un ente che in qualche modo è un intermediario tra l'azienda e i lavoratori, fino adesso è stato del tutto non formalizzato. Quindi quello che vi vogliamo chiedere è non solo di darci ascolto stasera, lei sa perfettamente che l'abbiamo seguita in questi ultimi mesi, io faccio parte anche di un osservatorio sui cassa integrati, siamo oggettivamente molti, e quindi ecco, il discorso fondamentale è un'attenzione rispetto al ruolo istituzionale che la politica deve avere. Noi come sindacato oggettivamente non abbiamo potuto avere il ruolo fino in fondo di tutela del nostro lavoro e dei dipendenti che seguiamo. Quindi molto semplicemente non è una richiesta d'aiuto, ma è una richiesta di tutela e soprattutto di svolgere un ruolo politico che possa oggettivamente tutelare il lavoro, perché le ripeto che nel nostro caso si sta parlando di dipendenti che hanno un'altissima professionalità e che hanno ancora le capacità di poter essere investiti nel mondo del lavoro, perché le ripeto, il lavoro noi l'avevamo. Tutto qui. Scusate il ritardo, ma eravamo impegnati con 3 voti di fiducia, altre questioni. Ma dunque le domande sono tante, non credo di rispondere a tutte, ma credo di raggruppare alcuni argomenti che avete sollevato. Poi questa sera
abbiamo in particolare la questione del lavoro, che è la questione cardine di questa situazione. Allora, io partirei da una prima osservazione, che è questa. Un intervento ha detto, ma insomma negli ultimi 30 anni è vero, ha vinto il pensiero unico, ma anche la sinistra, i progressisti, i democratici hanno governato, quindi Clinton, Blair, Prodi, D'Alema, per citare diciamo alcune situazioni importanti. E questo è sicuramente vero. Come mai la sinistra non è stata capace di imprimere una svolta, dare carattere alle sue proposte? E perché ha vinto un'altra teoria, un altro punto di vista, quello con il quale stiamo combattendo. Ma io, senza voler fare discorsi, diciamo, troppo complicati, direi questo: bisogna onestamente ammettere che dalla fine degli anni 70 del secolo scorso in qualche modo si è rovesciato un ciclo politico, e dentro a questo nuovo ciclo, dominato dal pensiero unico liberista, il pensiero progressista ha avuto molte difficoltà a resistere, ad affermarsi, ad essere gente, come avremmo detto un tempo. Se noi guardiamo l'Occidente, quello che definiamo l'Occidente capitalistico, dal dopoguerra ad oggi, possiamo sinteticamente dire questo, che in Europa dal 45 fino al 70, quindi sono, anzi, fino alla fine degli anni 70, sono 35 anni, ha prevalso una spinta verso l'uguaglianza, la redistribuzione della ricchezza, le conquiste sociali, le conquiste civili. Possiamo citare moltissimi esempi, per un laico come me, la legge sul divorzio, sull'aborto da un lato, dall'altro lato le grandi conquiste contrattuali, lo statuto dei lavoratori, una crescita comunque culturale, di protezione, di stato sociale, la conquista nel 68 del sistema retributivo, che adesso abbiamo smantellato per quanto riguarda le pensioni, una maggiore uguaglianza nei diritti, penso, tra lavoratore e lavoratore. In sostanza possiamo dire che quei 35 anni, parto dal dopoguerra per comodità, hanno segnato un progresso, una ricostruzione, una maggiore ricchezza, una maggiore istruzione, una maggiore salute. Gli ultimi 30 anni hanno avuto un segno diverso a livello planetario, penso sempre all'Occidente capitalistico, poi ci sono i nuovi paesi emergenti, la Cina, l'India, con i quali siamo costretti a fare i conti. Qualcuno ha parlato della distanza fra la retribuzione di un manager e di un dipendente. Beh, diciamo ai tempi di Ford, l'inventore della catena di montaggio nell'automobile degli Stati Uniti, il rapporto era di 1 a 66 tra l'amministratore delegato e il dipendente. Adesso siamo a 600 volte. Ci sono situazioni nelle quali la distanza fra una retribuzione e il guadagno di un amministratore delegato si è moltiplicata. Questo è avvenuto negli ultimi anni. In qualche modo questa idea è stata persino tollerata, compresa in nome del libero mercato, dell'affermazione di una teoria che ha fatto del mercato il centro unico, anche della regolazione sociale. Qualcuno ha parlato di sudditanza della sinistra, penso che abbia detto una cosa giusta.
bisogna anche in questo caso onestamente ammettere, io sono di sinistra, che abbiamo avuto una sudditanza nei confronti del pensiero unico. Lo abbiamo combattuto, ma forse non con sufficiente convinzione, non con sufficiente forza. E oggi ne paghiamo le conseguenze, perché secondo me noi siamo caduti nel passaggio tra il secolo scorso e il nuovo secolo, o nuovo millennio che dir si voglia, in una sorta di grande inganno. La spiegazione fondamentale, ovviamente questo è un mio punto di vista, io non voglio impegnare nessun altro, non voglio essere neanche condiviso, è stata la spiegazione che le ideologie erano terminate, erano morte. Noi abbiamo fatto su questo punto una confusione, di qui l'inganno. Sicuramente abbiamo fatto bene ad accantonare, a cancellare le ideologie del Novecento. Nessuno di noi può pensare che torniamo indietro, torniamo a quei partiti, a quelle forme di Stato, a quei modelli, a quei rapporti sociali di quel tempo. Però non ci siamo accorti, o forse lo sapevamo e non ce lo siamo detto, che cancellare ideologie ormai superate dal corso degli eventi non voleva necessariamente dire cancellare anche i valori che debbono costituire comunque sempre l'anima, la sostanza, la vitalità di un partito, di una convinzione, di un credo politico. Io penso che questo errore noi l'abbiamo compiuto. E questo è anche figlio di un pensiero unico che ha avuto l'abilità di spiegarci facendo ideologia che era morta l'ideologia. Forse di qui bisogna ripartire. Cioè io quando penso al Partito Democratico, penso al sottoscritto che arriva dal Partito Comunista, penso ad altri che arrivano dalla Democrazia Cristiana, ad altri ancora al Partito Socialista, Liberale, Repubblicano, insomma, è un partito che sta tentando un'esperienza unica di fusione di culture, esperienze, radici. Dico a me stesso che forse se vogliamo avere la possibilità di vincere, di sopravvivere in questa temperie, perché guardate che l'attacco alla politica è un attacco molto forte, la politica ha delle responsabilità, quando sei sotto attacco e pieghi le ginocchia vuol dire che non ti sei comportato nel modo giusto, c'è qualche difetto che giustifica questo attacco, anche se ovviamente non tutto deve essere compreso in questo attacco, né il populismo, né la demagogia, né l'antipolitica fine a se stesso, perché coloro che si propongono di sostituire l'attuale politica probabilmente hanno idee più pericolose e peggiori, potrebbero portare a degli esiti disastrosi rispetto già alla situazione difficile che abbiamo. Ma dobbiamo interrogarci. Io credo che uno dei punti di partenza sia questo, che in un partito come il nostro in formazione bisogna trovare una traccia, un'identità comune. Qualcuno ha parlato, superiamo le contrapposizioni, ad esempio sui temi del lavoro, è noto che io non la penso come Ichino, questo non vuol dire che venga meno il rispetto che ho per un collega, compagno di partito. Il punto è trovare un tessuto comune, un qualcosa che faccia ritrovare al Partito Democratico un profilo politico, culturale, una filosofia di fondo nella quale tutti si possano riconoscere. Questo vuol dire tornare alla politica alta, vuol dire tornare alla strategia, vuol dire tornare alla visione. Forse vuol dire più banalmente tornare alla ideologia, non come un sistema chiuso di valori che in qualche modo pensano, come abbiamo pensato illudendoci nel passato, di costringere il mondo dentro il tuo schema. Il mondo è troppo veloce oggi per essere costretto dentro uno schema rigido. Voi sapete che quando una struttura è rigida un grattacielo perché flette? Perché se no non resiste, cede, se c'è una scossa, se c'è un vento impetuoso, se c'è
un qualsiasi elemento istonico, quindi bisogna flettere, ma questo non vuol dire non avere una struttura, non avere un campo di idee, non vuol dire non avere un catalogo di valori. Cioè quello che io mi sento di dire oggi, soprattutto ai giovani, lo ripeto in tutte le salse, bisogna studiare, tornare ad approfondire, avere di nuovo una visione del mondo che si contrapponga ad un'altra visione del mondo, perché non tutto è uguale. Combattiamo l'idea secondo la quale, ma oggi per la maggiore, i politici sono tutti uguali, sono tutti ladri, disonesti, corrotti. Io difendo, come si dice, la mia identità di politico onesto che ha dedicato la vita con passione, come si dice, a cercare delle strade che dessero maggiore giustizia, maggiore eguaglianza. Ho fatto i miei errori, per carità, ho le mie pecche, chi è senza peccato scagli la prima pietra, quindi tutti hanno i loro peccati. Però la buona politica, questa è la domanda di fondo per me, può ancora oppure non potrà più essere un punto di riferimento? Io quello che propongo al nostro partito è di fare una discussione aperta, io la chiamerei alla maniera antica, una lotta politica, esplicita, non di corridoio, non dietro l'angolo, non oscura, non grigia, una aperta lotta politica delle idee, che cerchi una traccia comune. Per me la proposta mia, io vedo nella lotta al liberismo politico, economico e filosofico una traccia fondamentale per un partito di sinistra come il nostro, che si allea con i progressisti europei e a livello mondiale, perché io penso che vale per chi come me arriva, diciamo, a una dottrina di stampo, diciamo, laico, di sinistra, europea, chi arriva da una dottrina del cristianesimo sociale, credo che valga per tutti noi questo tratto fondamentale, la ricerca dell'eguaglianza, la redistribuzione della ricchezza dal basso, dall'alto verso il basso, come diceva Giovanni all'inizio, un intervento regolatore dello Stato nell'economia, alcuni fondamentali che fanno della politica un'entità capace di indirizzare, regolare la società, lo sviluppo e l'economia, non dominare, non possedere, ma regolare e indirizzare, perché altrimenti se ci affidiamo semplicemente agli spiriti animali e alle volontà irrazionali dei mercati, noi non usciremo da questa situazione. Allora secondo me non c'è altra strada, una politica alta, una discussione di strategia, come stiamo facendo questa sera, non soltanto tatticismo, opportunismo, posizionamento, tornaconto individuale, la politica come un altro mestiere. No, la politica non è un mestiere come un altro, non è un mestiere qualsiasi. La politica non è uguale carriera, uguale ricchezza, uguale vittoria, uguale affermazione individuale. No, la politica è sacrificio, essere umili, essere sconosciuti, essere onesti, pagare di tasca propria, alle volte ci rimetti anche la vita, ci rimetti il lavoro. Gli esempi che abbiamo sono tanti da questo punto di vista. È prevalso invece un'idea della politica esattamente al contrario di quello che dovrebbe essere oggi la buona politica. Allora, ripartiamo, io credo, da qui. Dopodiché ciascuno di noi, naturalmente, ci può mettere del suo. Clinton, ma secondo me Clinton, progressista, persona, come si dice, che ha determinato un pezzo del corso della storia americana, è stato anche uno tra i presidenti che hanno liberalizzato più di tanti altri la borsa americana e la finanza internazionale. Forse lì c'è un difetto. Blair, nella terza fase del blairismo, che io non condivido, è quello che ha puntato sulla city londinese, sui ceti emergenti, abbandonando il proletariato industriale delle fabbriche dismesse dell'Inghilterra. Non le abbiamo fatte tutte giuste. Abbiamo pensato con la terza via blairiana di vincere puntando sui ceti emergenti e sulla ricchezza piuttosto che sulla redistribuzione delle risorse e sull'equità.
allora forse qualche correzione di rotta noi la dobbiamo imprimere. Poi ognuno, ripeto, ci metterà del suo. Io cito sempre questo, sto leggendo attualmente un libro, l'autore Marx, il libro Il Capitale, però non è quello, è Reinhard Marx, e il libro parla della visione cristiana dell'economia sociale di mercato. Reinhard Marx è il vescovo di Monaco e di Frisinga, e fa una prefazione a questo libro, che vi consiglio, molto bello, e scrive a Carlo Marx e dice: caro Carlo Marx, mio omonimo, immagino che scrivendole da vescovo cattolico qualche marxista ortodosso non sarà d'accordo, perché mi accuserà di delitto di lesa maestà. Come può permettersi un vescovo cattolico di scrivere a lei? Lo faccio lo stesso. E lo faccio perché dalla fine del XX secolo, quando nella contesa fra il capitalismo dell'Occidente e il comunismo dell'Est ha vinto il capitalismo, c'è una domanda che mi gira per la testa che le volevo rivolgere. Non è accaduto forse che ci siamo sbarazzati troppo in fretta delle sue idee? Questo se lo chiede il vescovo cattolico di Monaco e di Frisinga. E credo che dobbiamo chiedercelo anche noi. Non vi sto proponendo il ritorno al marxismo, vi sto proponendo il ritorno allo studio, all'analisi della società, alla capacità di interpretare i cambiamenti, al coraggio di proporre alle giovani generazioni una visione, perché altrimenti io mi troverò in tante occasioni, in tanti circoli, in tanti incontri, con giovani che perdono il lavoro, di teleperformance o di altre situazioni, con disoccupati di una certa età che non si ricollocano al lavoro, con esodati di varie specie che perdono la speranza di avere un futuro raggiungibile, ai quali non saremo in grado di dare nessuna risposta se non comprendiamo che o cambia la politica in Europa, oppure noi soccombiamo alle regole del capitalismo finanziario aggressivo, speculativo, fondato sul destino delle borse, dello spread e delle banche. Qui c'è un problema di impostazione culturale, politica, filosofica. Se non ritorniamo lì, noi ci dibattiamo come un pesciolino dentro un dito d'acqua, moriamo. Allora io penso, ma non per sfuggire ai problemi, che da lì bisogna ripartire, poi vediamo da lì come si arriva al concreto, naturalmente. Cioè, il ragionamento politico astratto non è un lusso in questa situazione, è una necessità. Studiare è una necessità, studiare i grandi fenomeni di trasformazione, perché altrimenti non li dominiamo. C'è chi ha parlato di immigrazione, ma noi che ne sappiamo delle potenziali enormi ondate migratorie che arriveranno verso l'Europa se continua questa situazione di instabilità del Medio Oriente, nonostante il fatto che l'Europa non è più in grado di dar da mangiare neanche a quelli che ci sono nati in Europa? E quale fonte di tensione, di contrasto razziale, di ritorno indietro a prima della Seconda Guerra Mondiale questo potrebbe provocare? Non lo sappiamo. Quali reazioni potrebbero avere le popolazioni occidentali che non sono più ricche e non possono distribuire caritatevolmente un surplus ai nuovi venuti quando debbono difendere la propria esistenza? Che succederà? Ma per dare risposta a questi interrogativi così importanti, così potenti, se non c'è la capacità di ricostruire un catalogo di lavoro, di valori e una visione del futuro, cioè la politica come strategia, noi non ne veniamo fuori. Cioè bisogna passare dall'epoca dei piccoli passi all'epoca di nuovo dei grandi disegni dei nostri padri. Io alle volte mi commuovo leggendo Berlinguer e Moro. Cioè quei politici avevano una capacità di visione del futuro che oggi è sconosciuta. Poi leggetevi Berlinguer, i suoi ultimi discorsi, la sua ultima intervista che ha fatto, che non c'è anche un libro,
in cui parlava dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione della tecnologia, della microelettronica, che cosa avrebbe comportato sul destino dell'uomo, sul rapporto fra uomo e lavoro, fra capitale e impiego del lavoro e così via. Ma dove li ritroviamo discorsi di questo spessore, di questa prospettiva, oggi nei politici, a partire da me? Non ci sono più. E se non alimentiamo la politica con un pensiero lungo, noi nuotiamo appunto in un dito d'acqua, ma non ce la facciamo sopravvivere. Quindi io credo che qualcuno di voi ha posto questo problema, diciamo, della prospettiva, la direi così, in ultima analisi. Sì, purtroppo, nonostante il fatto che negli ultimi 30 anni una parte minoritaria di questo tempo sia stato governato da forze di centrosinistra, queste forze progressiste, democratiche, comunque non di destra, non hanno avuto la capacità di contrapporre a quel pensiero unico una visione altrettanto forte, convincente, in grado di rovesciare quell'assunto che faceva del mercato il Dio assoluto. E quando il mercato è un Dio assoluto, il valore diventa una ruota di scorta, diventa un'ancella, diventa un commercio, non un valore. La risorsa umana diventa una cosa che è poco interessante ai fini del conseguimento del profitto. Questo è il punto, perché questo punto ha prodotto una distorsione pazzesca. Noi dal 2008, dalla Lehman Brothers ad oggi, sono passati già 4 anni, siamo in una situazione di crisi che non accenna a diminuire, perché siamo di nuovo sull'orlo del baratro, come avete visto. Non sappiamo il destino dell'euro, dell'Europa, della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Italia, questo domino che pare inarrestabile. Perché è vero, quando qualcuno fa l'esempio che il capitale finanziario speculativo aggressivo ha la logica dell'animale da preda che segue il branco e appena il più debole del branco si stacca, lo si circonda e lo si uccide. Hanno fatto così con la Grecia, hanno tentato col Portogallo, la Spagna, con noi. Appena uno si stacca dal branco ed è debole, lo accerchiano e lo finiscono. Finito quello, passano un altro, ma la Merkel si illude con una politica pro-tedesca di difendere la Germania, perché arriveranno anche alla Germania. Perché si è scommesso le grandi banche d'affari americane di Wall Street insieme ai grandi banchieri alla Soros, hanno consigliato dall'estate scorsa ai maggiori investitori globali di finanza, quelli che con un click spostano miliardi da una parte all'altra, di investire sul fallimento dell'euro. Se l'euro salta, nella disgrazia di questo evento, pochi diventeranno molto, ma molto, ma molto, ma molto più ricchi. Questo è il punto nel quale noi siamo. E questo punto ha un'altra caratteristica. Il dominio delle banche, delle borse, della finanza speculativa sulla politica. La politica segue. Avete notato che governi di destra, di centro, di sinistra, mercato, cosa fa il mercato oggi? Come va lo spread? Lo spread è risalito, lo spread è ridisceso, i titoli delle banche, fermiamo i titoli, la borsa perde. È un inseguire gli umori dei mercati e della speculazione, non è indirizzare. Paradossalmente abbiamo fatto il più rilevante salasso al sistema pensionistico mai prodotto da 30 anni a questa parte con la riforma Fornero, che risparmierà in 30 anni dal 2020 al 2050 qualcosa come 660 miliardi di euro dalle pensioni, i mercati finanziari se la sono già ingoiata e siamo tornati al punto di partenza come se tutto il sacrificio che abbiamo compiuto fosse risultato vano. Tutto questo ci deve far riflettere. Allora, il primo punto mi pare sia quindi questo, quello di riconquistare una visione strategica, ricostruire una tavola di valori, il valore dell'uguaglianza, il valore della redistribuzione della ricchezza, l'idea di un intervento regolatore dello Stato nell'economia. Da qui poi le azioni di carattere politico. Veniamo all'Europa.
l'Europa era dominata fino a poco tempo fa da Merkel-Sarkozy, Sarkozy non c'è più per fortuna, speriamo di sbarazzarci della Merkel il prossimo anno, a novembre si vota in Germania. Quella politica molto legata ai destini di quei paesi, più che al destino dell'Europa, è stata una politica definita anche da Scalfari di rigorismo ottuso, che ha portato a delle scelte socialmente crudeli. Quando l'ho detto ho suscitato scandalo nel mio partito. Citavo Scalfari, non citavo niente di particolare. Credo che oggi questa frase non desti più scandalo. Sicuramente voi non vi scandalizzate. E io insisto su questo punto. Riforme socialmente crudeli. Però noi appoggiamo questo governo. Qui c'è una contraddizione che bisogna in qualche modo affrontare. Come la risolviamo, come la spieghiamo, come conduciamo una battaglia. Allora io dico, qui c'è un punto. Non dimenticare che eravamo arrivati sull'orlo del baratro con Berlusconi. Si è dovuta fare un'operazione molto ardita, repentina, pesante, per impedire di andare al disastro, al default, al fallimento. Per fallimento voglio dire non poter pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, non poter più pagare le pensioni, non poter più pagare la cassa integrazione di nessuna specie. Lì, e potremmo tornare lì se non facciamo attenzione. Quindi io non ho rimpianti sul fatto di aver appoggiato la costruzione immediata di un governo come il governo Monti, e di aver rinunciato come partito anche a vincere la contesa elettorale, l'avremmo vinta, perché abbiamo compiuto un atto di grande responsabilità. Però detto questo, noi dobbiamo, sostenendo lealmente questo governo, anche fare una politica, diciamo così, di stimolo nei confronti di questo governo, di critica nei confronti di questo governo. Allora parliamoci apertamente, perché io credo che ormai siamo in campagna elettorale, dopo la direzione di qualche giorno fa, quando Bersani ha detto scendo in campo, mi candido per fare presidente del Consiglio di una coalizione che nel 2013 si proponga di vincere le elezioni, siamo entrati in una fase, diciamo, di battaglia politico-elettorale. Bisogna costruire un programma. Allora vediamo di fare delle scelte, e queste scelte nel nostro partito sono ancora in bilico. Ci sono due tesi fondamentalmente, perché le divisioni non sono solo sul tema del lavoro. Una tesi dice: abbiamo fatto bene con Monti, lasciamolo fare. Un'altra tesi, la mia, dice: abbiamo fatto bene con Monti, disturbiamolo, non lasciamolo fare come vorrebbe, perché se Monti sbaglia bisogna che glielo diciamo e lo aiutiamo a correggere l'errore. Guardate che sono due punti di vista tutti e due buoni, io non sto dicendo che il mio sia migliore di un altro, dico solo che ci sono questi punti di vista. Se noi non avessimo forzato la mano quando è nata la riforma delle pensioni, non avremmo neanche i 65.000 salvaguardati, che non bastano, ma li abbiamo conquistati noi in Parlamento con una lotta sanguinosa contro il governo e contro la ragioneria dello Stato. Se noi non avessimo battagliato al Senato per cambiare l'impianto, con un successo relativo come sulle pensioni, del mercato del lavoro, avremmo ancora le vecchie formule, l'articolo 18 senza la reintegrazione, ad esempio. Qualcuno può piacere o dispiacere, ma noi abbiamo scelto di riparare quello che abbiamo ritenuto un errore. Quindi io penso che sostenere lealmente Monti non vuol dire sempre chinare il capo. Quando ci vuole bisogna dire no, si cambi, si corregga. Che cosa correggere? Anche qui, dentro il governo c'è una battaglia politica forte, passerà sullo sviluppo dice facciamo qualcosa, Grilli dice attenti i conti. Con chi stiamo?
Io sto con Passera. Oddio, Passera non è che si sia dato molto da fare, secondo me, in questi mesi. Ha promesso molto, ma sostanzialmente ha gestito dei tavoli di crisi, qualcuno lo dipingeva come il nuovo leader dopo Monti, vi ricordate tutte queste descrizioni, dopo Monti c'è Monti, eccetera, eccetera. Però oggi, secondo me, una delle battaglie fondamentali del Partito Democratico deve essere quello di far vincere in Europa una politica diversa da quella voluta e imposta dalla Merkel, di puro rigore, di rigore fine a se stesso. Può far bene alla Germania, non fa bene a noi, non fa bene alla Grecia, non fa bene a nessuno. Cosa vuol dire? Che è tornato il tempo delle cicale? No. Abbiamo un debito colossale, lo spread, eccetera, eccetera. Siamo purtroppo in zona di allarme rosso. Però dobbiamo essere consapevoli che se non cambia una politica e sta cambiando in Europa, per cui accanto al rigore c'è anche un pezzo che guarda lo sviluppo, noi non ce la caviamo. La riforma del mercato del lavoro la potete fare come vi pare. Più di qua, più di là, più di su, più di giù, non produrrà un solo posto di lavoro in più se non ci sarà sullo sfondo una scelta di sviluppo. È lo sviluppo che fa l'occupazione, non sono le regole che fanno l'occupazione. Poi le regole possono fare buona o cattiva occupazione, ma un altro discorso. Quindi io penso che questo sia il primo punto. Cosa vuol dire sviluppo? Quando dico ai ragazzi studiate, perché si studia poco, guardate lontano perché si guarda troppo vicino, perché vi hanno insegnato, me compreso, una politica cattiva, ci sono tanti cattivi maestri, e ha prevalso questa idea di una politichetta opportunistica da abbandonare velocemente, perché i disastri ce li abbiamo sotto i nostri occhi. Quando parliamo di sviluppo dobbiamo anche dire che cos'è lo sviluppo di un paese. Noi siamo il secondo paese per manifattura dopo la Germania in Europa. E allora, vogliamo tornare a parlare di politica industriale? Sappiamo ancora cos'è la politica industriale? Non se ne parla più da quanti anni? Da 20 anni? Non se ne parla più. L'ultimo è stato Bersani quando era ministro dello sviluppo economico, no? L'Italia 2020, insomma, qualcosa ha cercato di fare. Ma di politica industriale, di dibattiti sulla politica industriale come si faceva nel tempo, non si fa più. Ma vogliamo chiederci se in Italia esiste ancora un tessuto di manifattura che sta in piedi? C'è ancora un settore dell'auto? Ma io ho sentito Marchionne che dice: io di auto non ne produco perché nessuno me le compra. Con la Panda non è che abbiamo vinto la contesa globale con la Volkswagen e gli altri. Affitto gli impianti a quelli che vogliono produrre le loro automobili, cioè ci rendiamo conto di dove siamo arrivati. Marchionne doveva risollevare le sorti della Fiat, ha fatto un buon accordo internazionale, gli americani gli sono grati, gli italiani non credo. Cioè, tra un po' noi scopriremo di non avere più l'industria dell'auto, in silenzio. Abbiamo i veicoli industriali, i veicoli commerciali, le due ruote, c'è la Piaggio che si difende bene, telecomunicazioni, information technology, aerospaziale, tessile, siderurgia. Chi ha comprato, chi ha venduto, prima i russi, poi i cinesi, ma noi abbiamo ancora qualcosa? Tra un po' scopriremo di non essere più una nazione industriale. Chiudiamo, 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 non aiutiamo le imprese, i piccoli, i grandi, piccolo è bello, piccolo non è bello. Vi ricordate 20 anni fa, piccolo e bello? Piccolo e bello fino a un certo punto, perché se non c'è il grande, il piccolo non ce la fa nella competizione globale. Noi ci siamo anche qui fatti cullare da idee che alla lunga si sono rivelate semplicemente controproducenti, perché con segmenti di eccellenza non copri, come si dice, l'esigenza di un progresso industriale di un paese. Poi non tutto industria, non è tutto manifattura, io lo so, servizi alle imprese, ma se non ci sono le imprese non ci sono i servizi alle imprese. Il terziario fino a un certo punto ha compensato le perdite di occupazione industriale, adesso perde anche il terziario, perde l'industria.
il settore pubblico non assorbe e spelle, che fine farà l'occupazione dei giovani? Poca di scarsa qualità, studio molto, guadagno meno. Sono tutti problemi enormi. Allora, sviluppo, lì bisogna puntarci, girare la ruota, ce lo chiede Obama. Qualcuno dice, beh, quello in campagna elettorale è ovvio che non può solo fare tagli, deve dare anche speranza. Io non credo che sia solo un atteggiamento da campagna elettorale, quella è una scelta di fondo. Un po' di Keynes ci fa bene. Un po' di Keynes, non sto parlando di Marx, sto parlando di Keynes, un liberale. Ci fa bene. Noi, Keynes, oddio Keynes, no, io sono keynesiano. Ripropongo il pensiero di Keynes, discutiamone. Ci sono eminenti studiosi a livello globale, il nipote di Galbraith, o figlio, mi ricordo, che spiega che l'idea di non fare debiti non è detto che sia una buona idea. Se facciamo la golden rule, vuol dire che si possono fare debiti per investimento, non bisogna fare debiti per spesa corrente. Ma fare debiti per infrastrutture, che ne so, immateriali o materiali, per ammodernare un paese, forse è una buona scelta. Liberare i comuni dall'oppressione del patto di stabilità, che se sei virtuoso i soldi non li puoi spendere, è una sciocchezza. Cioè, possiamo tornare a dire fare debiti per un investimento e fare buoni debiti, fare debiti per una spesa corrente non si può. Entriamoci dentro a questo ragionamento. La politica industriale cos'è? Un catalogo di settori determinanti. Quali sono, su che cosa scommettiamo, su quale innovazione tecnologica, di qualità di prodotto, come la finanziamo, come aiutiamo le imprese a superare le loro difficoltà. Come analizziamo la differenza fra internazionalizzazione e delocalizzazione? Possiamo entrarci dentro. Noi abbiamo un istituto per il commercio con l'estero che finanzia la delocalizzazione delle nostre imprese, come darsi le martellate sulle dita dei piedi. Cioè noi con i soldi pubblici paghiamo la chiusura delle fabbriche italiane per delocalizzarle in territori dove la manodopera costa meno. Ma aiutiamo l'internazionalizzazione. Se il mio amico Colaninno a Pontedera ha una fabbrica d'eccellenza che produce moto in motorette di alta qualità, di alto valore aggiunto per il mercato europeo americano, con design, tecnologia, ricerca, ingegneri, operai, tecnici, impiegati, e la difende con le unghie e con i denti, aprendo contemporaneamente uno stabilimento in Vietnam e uno in India, per produrre motorette tipo quelle che noi abbiamo comprato negli anni 50 perché eravamo un paese in crescita, con quel costo della manodopera, con quelle regole locali, con quella possibilità di investimento lì, fa bene. Non chiude qui, aggiunge là, e con quel che guadagna là, in parte reinveste da questa parte, come ha fatto la Fiat nei lontani anni 70-80 col Brasile e con la Russia. Quella è l'internazionalizzazione. Ne vogliamo parlare, ne vogliamo discutere, vogliamo studiare questi fenomeni, se no non ne usciamo fuori. La tracciabilità dei prodotti, la difesa del made in Italy, gli scambi internazionali che siano basati sugli stessi principi. Compro un prodotto dall'estero, mi mettono un dazio. Lo stesso prodotto lo vendo a quel paese, mi metto un dazio. Non è che possiamo importare pagando dazi e dobbiamo esportare senza avere la stessa regola, perché se no noi siamo distrutti. Non so se mi spiego. Non è che i cinesi mi alzano le barriere e poi arrivano in cargo, avanti tutta, noi siamo un paese libero. Reciprocità. Non sto dicendo di tornare alla difesa del territorio, le piccole patrie, comprendiamo bene, io sono ovviamente per un'economia aperta internazionale, ma regolata, non con i pirati che ti danno l'assalto, se no noi soccombiamo. Quindi tutto questo è un capitolo, secondo me, fondamentale sul quale ragionare. Terzo capitolo è quello dello Stato sociale, questioni che avete posto anche questa sera, dalle pensioni al tema del lavoro, al tema della perdita di lavoro per i giovani, eccetera, eccetera. Allora,
Sulla questione, ad esempio, delle pensioni, io insisto sul fatto che la questione pensione e mercato del lavoro va tenuta insieme, non possiamo ragionare separando queste due parti. Va tenuta insieme perché si influenzano questi due punti. Allora, io alla Elsa Fornero, lo ripeto, ogni tanto leggete le cose che scrivo, ho un blog se volete andare, www.cesarmiano.org, lo dico sempre, insomma lì tutti i giorni qualcosa dico su questi temi sociali, se volete vi mandiamo pure tutti i comunicati, le cose eccetera eccetera. Insomma, si può tenere aperto un dialogo su questi temi. Allora, io dico questo. Quelle due riforme, fatte sicuramente sotto il segno dell'urgenza e dell'emergenza, quella delle pensioni, hanno un difetto di base. Per le pensioni, l'errore, secondo me, è aver eliminato le quote di anzianità, quelle che avevo fatto io nel 97, nel 2007. Quando tu tagli con un sol colpo di spada le quote di anzianità, elimini la pensione di anzianità. Hollande vuole tornare alla pensione di anzianità a 60 anni, non credo che sia una buona medicina, però voglio dire, teniamone conto, e alzi l'età pensionabile a 67 anni, crei un vuoto. Cioè quello che sta per andare in pensione si deve spostare il traguardo di 5-6 anni. È pazzesco, è un errore. Io insisto, è un errore di progettazione del sistema. Al tempo stesso accorciamo le tutele, ma voi capite che quando andranno a regime gli ammortizzatori sociali potremmo trovare persone che a 60 anni, non per loro responsabilità, perdono il lavoro, gli diamo 12-18 mesi di tutela, arrivano a 61 e mezzo, fino a 67 come campano. C'è la ricollocazione. Dove? Se c'è la recessione dell'economia, se non riusciamo neanche a ricollocare i giovani. E per me non va bene, c'è un difetto. Un difetto che va corretto. Io ho votato la fiducia, quindi, però ho cercato di cambiare quel difetto. Infatti i 65.000 salvaguardati che valgono 5 miliardi di qui al 2017 li abbiamo conquistati noi, perché prima era peggio. Non avevamo quella platea così larga, non avevamo le nuove date per quanto riguarda gli accordi di mobilità validi per avere le vecchie regole e così via. E allora che cosa facciamo? Bisogna intervenire. E qualcuno qui ha chiesto, ma come mai l'INPS dice che non si può fare una previsione sui giovani per quanto riguarda le pensioni? Ma è molto semplice, ha ragione l'INPS. Io se fossi un dirigente dell'INPS, a parte che sui dati c'è un po' di casino in questo periodo, come avete visto, non mi azzarderei a dire a mio figlio che ha oggi 20 anni, tu a 67 anni avrai quella pensione, che ne so. Quando cominci a lavorare? Quando finisci di lavorare? Lavori sempre? Quanto guadagni? Sei parasubordinato, subordinato, hai 20, 21, 24, 27, 33? Boh, come si fa a fare una previsione? Non si può. Una volta ragionevolmente si poteva. Entravi a 15 anni da operaio, facevi una proiezione, dopo 35 anni uscivi, a 50 eri in pensione. Sbagliato, era così. Entravi da impiegato a 20 anni, facevi il calcolo e così via. Retribuzione, era tutto standardizzato, adesso non c'è più niente di standardizzato, dipende dai momenti, dalle posizioni individuali. Quindi quel problema lì non è risolvibile, si può fare un altro sistema. Io dico che l'assurdo è che se tu ormai, come abbiamo visto, passi ad un sistema pensionistico contributivo, basato cioè sui contributi che versi, è come mettere in banca un malloppo, dopo 40 anni lo ritiri rivalutato. Prendi il tuo, non prendi di più. Io prendo di più. La mia generazione metteva un malloppo e prendeva di più.
i nostri figli mettono il malloppo, prendono quello che hanno versato, se gli va bene. In un sistema contributivo, nel quale noi giustamente abbiamo ottenuto la piena totalizzazione di tutti i contributi, in modo tale che niente vada perso nella posizione individuale, bisognerebbe che il centro-sinistra si battesse per introdurre un principio antico, quello di Dini del 95, la flessibilità. Se voi avrete il sistema contributivo pieno, perché entrerete al lavoro, siete entrati, o entrerete dopo il 96, quindi siete contributivo, appunto, sceglierete voi, secondo me, quando andare in pensione, fissando un minimo. Prima di 62 anni nessuno può andare in pensione, dai 62 ai 70 ognuno sceglie quando vuole andare in pensione. È chiaro che se vai a 62 vecchi per 62, se vai a 70 vecchi per 70. Traduco, prima vai meno prendi, più tardi vai più prendi. Dipende da quello che hai accumulato alle spalle. Naturalmente puoi andare a 62 se hai un minimo di pensione, perché se hai una pensione da 300 euro non puoi andare, altrimenti bisogna darti, come si dice, una pensione aggiuntiva, quella che diceva Giovanni, sostenuta dalla fiscalità generale, non si sa dove potremo prendere i soldi, non so all'epoca come saranno le condizioni dell'economia. Quindi io dico, sulla questione pensione esodati, qui è stata fatta una domanda, il termine esodati non comprende tutte le famiglie, qui stiamo parlando di lavoratori in mobilità, di lavoratori esodati, di licenziati individuali delle piccole imprese, di prosecuzione volontaria dei versamenti, di lavoratori dei del credito e così via. La soluzione ottimale che risolverebbe tutto strutturalmente sarebbe quella di dire al ministro: torniamo alle quote che hai cancellato per un periodo. Non dico alle stesse quote, non alle mie, 96-97, magari 97 la facciamo diventare 98-99-100. Ma un conto è alzare l'età gradualmente, un conto è tagliare in questo modo. Quella è l'unica soluzione, altrimenti dobbiamo rabberciare quello che abbiamo. I 65.000 non risolvono il problema, come sappiamo. Quindi noi stiamo cercando di produrre un'azione in Parlamento per correre ai ripari. Io vi informo che in Commissione Lavoro della Camera io ho depositato una proposta di legge su questo tema, è diventata unitaria, l'abbiamo arricchita col consenso dei sindacati e vorremmo, dopo l'audizione che sarà costretta a fare il Ministro Fornero la prossima settimana alla Camera e al Senato, e chiederemo conto dei dati dell'INPS per sapere qual è la verità, depositeremo questa proposta. Io vi faccio due conti, guardate, la ragioneria dello Stato, che non è secondario, le lotte che facevamo con la ragioneria, te le ricordi Giovanni? Ha fatto un conto. Quanto risparmia lo Stato dalla abolizione delle quote di anzianità da qui al 2018? 13 miliardi. Io dico, quanto ha valutato la ragioneria il costo per salvare 65.000 persone di qui al 2018? 5 miliardi. Allora, 13 meno 5 fa 8. Con 8 miliardi risolviamo il problema. In 7 anni sono 1 miliardo all'anno e qualcosa. Vogliamo fare una cosa più graduale? Sono meno di 8 miliardi, sono 7, sono 6, è quello che è. Ma se tanto mi dà tanto, stiamo parlando in 7 anni di 8, 7, 6, 5 miliardi. Di fronte al fatto che i risparmi che si faranno sulle pensioni dal 2020 saranno ogni anno di 22 miliardi all'anno. Si può fare? Se anziché procedere a colpi di sciabola si fosse detto dalle pensioni ricaviamo un grande risparmio, ma il 10% lo mettiamo da parte per risolvere questi problemi, non dovremmo interrogarci così a lungo su una questione che è socialmente
deprimente, perché giustamente la persona che si è licenziata pensando di andare in pensione quest'anno e il prossimo anno si trova senza reddito per 4-5 anni in più, si pone il problema della sopravvivenza. Quindi questo è un enorme problema. Per me questa è una priorità, si collega alla questione del mercato del lavoro. Sul mercato del lavoro, dopo le correzioni del Senato, il testo è alla Camera, quindi in Commissione Lavoro, io sono uno dei relatori, insieme io e Cazzola siamo. Al Senato c'era Treu e Castro, quindi uno PD, uno PDL. Che cosa possiamo fare? Guarda, io vi parlo onestamente su questo punto. Il governo ha cercato, nell'incontro con Bersani, Alfano e Casini, di dire alla Camera tagliate corto, il 28 Monti incontra i leader europei, deve presentarsi il 28 giugno con la riforma del mercato del lavoro. Quindi il vostro programma è incompatibile, perché voi, se va bene, andrete in aula il 2 di luglio. Mettiamo la fiducia. Lo prendete così. Noi ci siamo opposti, abbiamo detto noi vorremmo seguire il nostro programma. Per il momento seguiamo il programma. Se seguiamo il programma potremmo fare dei cambiamenti. Se facciamo i cambiamenti alla Camera, la legge viene rispedita al Senato. Quindi andiamo a finire a fine luglio. Non sono i tempi voluti da Monti. Facciamo finta che si possa. Che cambiamenti facciamo? Gli unici cambiamenti, io parlo proprio crudo perché è inutile ingannarsi, gli unici cambiamenti che si possono fare sono quelli condivisi col PDL e l'UDC, altrimenti nessuno ha i voti per fare nessun cambiamento. Se io chiedo di cambiare in meglio gli ammortizzatori sociali e il PDL non è d'accordo, e se il PDL chiede di cambiare la flessibilità in entrata io non sono d'accordo, non passa né lui né io. Bisogna trovare degli emendamenti comuni, questo è il compito sul quale ci stiamo interrogando. Quali possono essere? Sugli ammortizzatori, la mia proposta è quella di dire, poiché siamo in recessione e siamo in crisi, non è possibile applicare i nuovi ammortizzatori che coprono meno quando c'è la crisi. Rimandiamo di un anno, ha un costo. Probabilmente su questo c'è un accordo. L'altro punto può essere il bonus per i lavoratori che perdono il lavoro a progetto, fare in modo che lo ricevano in modo più facile. L'altro punto è considerare che i lavoratori stagionali, con le nuove regole, non hanno più i contributi figurativi, quindi la loro pensione tende a zero. Basta. Altro non c'è. Già questo è un miracolo. Lo dico. L'alternativa è che si ponga la fiducia e si prenda il testo del Senato blindato. Se c'è il testo blindato, altra alternativa è di dire noi ti diamo il testo blindato e lo chiudiamo, però sugli esodati fate un'apertura. Questa è la situazione. Questa è, no, perché sia chiaro il punto nel quale siamo, no? Che in Parlamento siamo in questa situazione, o togliamo la fiducia al governo, lo facciamo saltare, qualcuno pensa che sarebbe bene. Bersani ha detto che questo governo noi lo portiamo fino al 2013, chiaro? No, per essere chiaro, quindi noi non facciamo saltare il governo, è più interessato il PDL a far saltare il governo di quanto non siamo interessati noi oggi, perché il PDL vede con preoccupazione ormai lo sfilacciamento del PDL, la scomposizione, la sconfitta elettorale, preferirebbero andare al voto col Porcellum in modo tale che c'è un qualcosa che li salvaguarda per quel poco che resterà. Noi abbiamo tutto un altro progetto, quello di cambiare la legge elettorale, quello di dimezzare il finanziamento ai partiti, quello di dimezzare il numero dei parlamentari, quindi il nostro è un altro progetto. Quindi
Se non salta il governo su questa questione, credo di no, se c'è la fiducia sul mercato del lavoro bisogna vedere se si apre uno spazio di finanziamento, ne parlavo stasera col ministro Giarda, per risolvere almeno parzialmente, fare un altro passo avanti per quanto riguarda questo tema stavolta, sì, dei lavoratori. Come ha detto che non riusciva a capire i numeri, eccetera, allora gli ho fatto qualche spiegazione, ma non so, bisogna che vediamo. Dopodiché, sul tema del lavoro, giustamente, qui finisco, alcuni giovani, i miei amici e le mie amiche di Teleperformance, che forse ho deluso volendo risolvere un problema, chiedono che ne sarà di noi. Forse tu da ministro hai sbagliato a conquistare, lo dico io, la stabilità per quei 3.000 giorni. Allora, cosa volete che vi dica? Anche qui bisogna dire questo, che noi, io e Giovanni, ci siamo dedicati al tema dei call center, non solo del lavoro a progetto, abbiamo portato quella poderosa stabilizzazione, ma noi avevamo un progetto, poi è caduto il governo. Questo progetto era un progetto, come si dice, fatto, qui è un giocatore di scacchi, in molte mosse. La prima mossa qual è stata? La prima mossa è stata intanto di individuare un settore specifico, no? Non parlare genericamente di lavoratori a progetto. Ci siamo concentrati sul settore dei call center, 80.000 dipendenti. Erano tutti a progetto, sia chi faceva sia chi riceveva le telefonate, pur avendo un lavoro dipendente. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la legge Biagi, non chissà che, la legge Biagi su quel punto era una legge efficace perché consentiva di agire per la stabilizzazione, cosa che non aveva fatto Maroni quando era ministro del lavoro. Aveva dato una lettura della legge Biagi, tutti si sono sciacquati la bocca con Biagi. Sacconi, Biagi, centrodestra, Biagi, salvo poi avergli non dato nessuna scorta di fronte ad un pericolo effettivo, loro anzi, Scajola ha persino dichiarato che quel rompicoglione che cosa vuole, che lo ricordate, perché questa è oggettività e storia con la quale abbiamo dovuto fare i conti. Allora, io ho applicato la legge Biagi, l'ho applicata, e la legge Biagi ci ha consentito di dire quello non ha un progetto, hanno una sede, hanno un orario, c'è una relazione di lavoro dipendente. E lì siamo partiti. Le aziende hanno detto, porca miseria, ma siamo un settore fresco, c'era il Far West, li pagavamo poco, dobbiamo pagarli di più, abbiamo un pregresso pazzesco, se l'Inps si piomba addosso, si fa un mazzo così, chiudiamo. E noi abbiamo fatto delle misure di incentivo, abbiamo detto, al pregresso ci pensiamo noi, voi pensate al futuro. Questa è stata la seconda mossa. Sostenere un settore far west e farlo diventare regolare. La terza mossa è stata quella di mettere attorno a un tavolo permanente il sindacato e le imprese, con grandi difficoltà per farli accordare. Infatti si sono fatti moltissimi accordi. Abbiamo concordato le ispezioni mirate, avevamo istituito un tavolo per convocare i committenti, i grandi committenti pubblici e privati, per far cessare lo scandalo delle commesse al massimo ribasso che, se sono fuori controllo e non contengono il costo del lavoro regolare, quello che noi favoriscono, l'imprenditore del sottoscala, quello del lavoro nero. La nostra intenzione era quella, sostenere il settore, dando al pregresso una copertura, stabilizzare i ragazzi e le ragazze, convocare i committenti, eliminare il massimo ribasso, alzare il valore degli appalti, chiarire bene che la legge sulla privacy viene elusa se tu porti il call center in Albania, perché lì non c'è privacy sui dati che vengono utilizzati. Quindi anche privilegiando la buona qualità delle leggi italiane.
Cosa ha fatto Sacconi? Io ho fatto 3 circolari sui call center. Sacconi ha smontato tutto. Il tavolo, dico bene, è stato abbandonato. I committenti non sono stati convocati. Io ho conquistato una regola sugli appalti al massimo ribasso per scorporare il costo della manodopera. Me l'ha cancellato Sacconi, me l'ha cancellato pure la Fornero quando l'ho ripescato. Quindi, cosa posso dire? Noi avevamo un progetto e quelli lì hanno creduto al progetto, perché noi siamo passati dal Far West alla regolarizzazione, alle regole. Cioè abbiamo privilegiato le imprese sane, pulite e trasparenti, che facevano di voi una risorsa, che vi hanno fatto fare un lavoro migliore rispetto a quello di prima per venderlo meglio sul mercato. Il governo di centrodestra ha fatto esattamente il contrario, ha smontato tutto questo, ha di nuovo detto ai committenti, a parte il massimo ribasso, evviva, ha di nuovo aperto la strada al lavoro al progetto e quindi i nuovi imprenditori sono arrivati col lavoro al progetto che costa meno, hanno fatto mettere fuori mercato voi che avevate il lavoro dipendente che costa di più. Come vedete sono proprio due filosofie diverse che si sono scontrate, ha vinto quella filosofia lì e voi siete in crisi proprio perché è mancata una continuità, del resto noi siamo caduti come governo anche perché se ci si combatte in famiglia non si fa molta strada, quindi qualcosa non ha funzionato, certo non ha funzionato perché è caduto il governo, è stata abbandonata una politica. Adesso noi abbiamo ricevuto gli imprenditori e i sindacati del vostro settore. Ad esempio, quegli incentivi i vostri imprenditori li vorrebbero togliere per impedire che nascano delle aziende che per 3 anni utilizzano l'incentivo, pagano poco e poi chiudono. Spalmarli su tutti mi sembra una buona idea. È una buona idea che il lavoro a progetto abbia ormai una paga di riferimento dei contratti omologhi. Se qualcuno mi chiede di togliere questo riferimento io non sarei d'accordo. L'ha introdotto la Fornero adesso in questa tornata, l'hanno già messo come previsione nella legge del 2007. Quindi anche questo potrebbe essere un passo avanti. Però se non c'è una forza politica che parlando di politica industriale identifica nel settore degli 80.000 di call center un settore di prospettiva, non semplicemente un settore residuale, lì decide una politica di sostegno, di incentivi selezionati, corregge anche gli errori che ci possono essere, interviene sulle commesse al massimo ribasso e quindi ripercorre una strada di stabilizzazione, è chiaro che questi qui stanno cercando addirittura di dire che dalla riforma del mercato del lavoro di Fornero verrà fuori l'abbandono del settore, ci saranno 50.000 nuovi licenziamenti. Quindi noi siamo, diciamo, dentro a questa situazione di estrema complessità. Detto questo, credo di aver parlato praticamente di tutte le cose che mi avete sollevato, anche sui contratti e sul modello contrattuale. Io sono d'accordo che dovremmo valorizzare il modello che hanno trovato di accordo con Confindustria e CGIL e CGIL nel giugno, mi pare, del 2011, piuttosto che l'articolo 8 di Sacconi, evitare al massimo le deroghe. Però tutte queste robe qui le facciamo se finita questa fase di governo di emergenza, finirà, noi riusciamo a riprendere il comando. Per riprendere il comando bisogna fare quelle cose lì. È cominciata questa benedetta campagna elettorale, i punti sono quei 3. Autoriforma della politica, pulizia, onestà, meno soldi ai partiti, meno parlamentari, una legge elettorale diversa dall'attuale, nella quale possiate scegliere quelli da mandare nelle istituzioni, nel Parlamento, e scegliere la coalizione prima di votare il partito, sapere quali sono gli alleati, poi se doppio turno o meno vi interessa relativamente. La questione dello sviluppo e la questione dello Stato sociale, io credo che questi siano i 3 grandi punti di battaglia politica
queste settimane che ci separano dall'estate saranno settimane tremende, ci saranno delle prove difficili. Mercati, spread, euro, salta, non salta, l'Italia nel ciclone, fuori dal ciclone, la Grecia ce la fa, la Spagna l'abbiamo salvata, la Merkel si convince, il 28 c'è questa riunione clou, e nel frattempo vedremo se questi grandi temi sociali, che sono la questione di chi è rimasto senza stipendio e senza pensione e la questione del mercato del lavoro, riesce a fare un passo avanti. Noi siamo concentrati lì, siamo, come si dice, tesi nel tentativo di portare un obiettivo. Naturalmente l'obiettivo si porta se riusciamo a trovare una strada unitaria con PDL e UDC in particolare, perché se non c'è questa strada unitaria è difficile fare qualsiasi passo. Quindi io spero di rincontrarvi presto, scusate il ritardo, ma ero impegnato in Parlamento, abbiamo fatto una bella discussione. Ultima raccomandazione ai ragazzi: metteteci l'anima nella politica. I partiti che non hanno l'anima non hanno futuro. Bisogna tornare ad avere l'anima quando si fa politica e sapere che ce la mettiamo tutti. Io cerco di mettercela da 40 anni che ce la metto, ma lo dico soprattutto ai giovani perché c'è il rischio, appunto. Tu sei giovane, io sono pure vecchio. No, io sono giovane. Guarda, venerdì compio 64 anni, quindi non sono proprio di primo piano. Spero di arrivare alla tua età.